Buonasera, buonasera a tutti e grazie per essere venuti. C'è stato un po' di confusione con alcune prenotazioni, quindi chiedo sinceramente scusa a tutti coloro che hanno avuto dei disagi e chiediamo scusa. Ahimè, siamo una chiesa che sta tentando di dialogare con il mondo dell'arte e della cultura e dobbiamo fare esperienza, non siamo un centro culturale, e quindi chiedo scusa a tutti coloro che hanno avuto un disagio questa sera. Sono comunque molto felice di incontrarvi, nonostante il caldo torrido di questi giorni, il tempo di ferie ormai già inoltrato. Vi ringrazio perché l'appuntamento di questa sera è per noi molto importante. La Petit Messe che vi proponiamo, per quanto mi riguarda, è una conoscenza, è una continua scoperta grazie all'amicizia con il maestro Michele Cantarella. A lui devo la comprensione di quest'opera che è straordinaria. E sono felice di proporlo questa sera in questa chiesa dedicata al Sant'Ignazio di Loyola. Siamo alla vigilia della festa di questo nostro santo fondatore. Domani celebriamo la sua nascita al cielo, come si suol dire, ma anche la conclusione dei 400 anni, la celebrazione del 400esimo della canonizzazione di Sant'Ignazio, insieme a tanti altri santi importanti come Francesco Saverio, Teresa d'Avila, Filippo Neri, Isidoro Agricola. Durante tutto quest'anno abbiamo tentato anche di approfondire e di cogliere l'attualità dell'esperienza di Sant'Ignazio. E questa sera, in un modo insolito, originale, proponiamo la stessa meditazione attraverso la musica e il canto. Che cosa può approssimare, avvicinare l'esperienza di Sant'Ignazio di Loyola, che vedete rappresentato in tanti luoghi di questa nostra chiesa, in particolare qui a Lanzine, con la Petit Messe solenne di Rossini? Innanzitutto, Rossini parla di piccola messa, un'opera tardiva, come sapete, al termine del suo percorso artistico, che si distanzia come genere, come approccio, dalle grandi opere da cui viene Montaigne e dalle tante altre opere importanti, con un senso di grande umiltà, di grande rispetto al testo sacro, al testo liturgico, che è appunto la Santa Messa. Sant'Ignazio di Loyola, dopo anni di ricerca, da adulto maturo, ha costituito un gruppo di amici, la Compagnia di Gesù, che ha chiamato la piccola compagnia, la minima compagnia. E qui troviamo un primo elemento di tangenza tra Rossini, che parla di piccola messa, e Sant'Ignazio, che parla di minima compagnia. Poi c'è un secondo elemento. Rossini parla di messa solenne, ma in cosa risiede la solennità? Nel genere no, perché Rossini si è distanziato polemicamente dal genere romantico e dal genere sontuoso con questa piccola messa. È sceso a livello di coordinate musicali e spirituali in un altro approccio a livello molto profondo. Quindi la solennità non risiede nel genere, ma risiede nella qualità dell'esperienza vissuta. Dall'altra parte, Sant'Ignazio
poi c'è un terzo elemento più intimo che io vi invito a scoprire nell'esecuzione che questa sera i maestri ci proporranno. C'è una intimità, una delicatezza, un rispetto. Lo avvertirete nell'esecuzione particolare, così come l'autore Rossini aveva pensato a questa appetite mezza sovrintendente, cioè del coro due pianoforti al mondo, piccolo coro, diceva. Ebbene, se potrete leggere il diario spirituale di Sant'Ignazio, noterete che quando lui celebrava la messa si commuoveva molto spesso, piangeva di emozione, di coinvolgimento. C'era una presa intima, emotiva, affettiva nell'esperienza della celebrazione, dell'incontro con il Signore Gesù attraverso la parola e il pane spezzato. Credo, mi suppongo, che anche per Rossini sia stata la stessa cosa, cioè incontrarsi con un testo santo lo avrà profondamente emozionato, tanto che nessuna partitura autografa della Petite Messe così ha scritto: «Buon Dio, eccola terminata questa povera piccola messa. Ho composto della musica sacra, così sacre, o della dannata musica sacre così. Ero nato per l'opera buffa e tu lo sei te. Poca scienza, un po' di cuore, e questo è tutto. Sii dunque benedetto e accordami il paradiso». Che questa benedizione possa scendere anche dentro di noi, grazie ai maestri straordinari che questa sera ci eseguiranno la Petite Messe. Dedichiamo innanzitutto l'ensemble vocale di Napoli, diretto da Antonio Spagnolo. Il concertatore numero pianista, l'amato Michele.
Gloria in excelsis Deo.
Jesu Christe,
Oh.
Thank you.
Thank you.
Grazie, grazie. 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 Grazie, grazie.